intercettato avrebbe potuto portarsi ben più avanti, perché faceva avanti e indietro da via D'Amelio a sotto Monte Pellegrino, su cui avevo focalizzato l'analisi dei tabunati. Zenchi discute però e cercando di convincere la Barbera a rinviare l'arresto di scorto, ritenendo più utile pedinare il telefonista nella speranza di arrivare a individuare la rete dei suoi referenti, identificare i possibili mandanti occulti della stanza. La Barbera ricorda Zenchi scoppiò a piangere, pianse per 3 ore. Mi disse che lui sarebbe diventato questore, che per me era prevista una promozione per meriti straordinari. Non volevo e non potevo credere a quello che mi stava dicendo, ma lo ripeté ancora e ancora. E furono le ultime parole che decisi di ascoltarmi e andare sbattendo la porta. Abbandonai per sempre il gruppo Falcone Borsellino e le indagini sulle stanze. Roma, 14 maggio 93. 2 giorni dopo la conclusione dell'iter formativo del nuovo governo, l'ala stragista di Cosa Nostra rinuncia per aprire la trattativa. Un'autobomba esplode in via Fauro ai Parioni, a Roma. 23 i feriti, molti i danni agli edifici. Il bersaglio marcato dell'attentato sembra essere il giornalista televisivo Maurizio Costanzo. Ma lì accanto in via Fauro abita uno degli ex fedelissimi di Bruno Contanda, Lorenzo Narassi, uomo di punta del SISL, la cui auto viene danneggiata dall'esplosione. Palermo, 27 maggio 93. La polizia a Palermo arresta Pietro Scotto con l'accusa di aver svolto un ruolo esecutivo nella strage di via D'Amelio. Secondo gli inquirenti, Scotto sarebbe il telefonista della Consca. Tecnico della Erte, Scotto accusato di aver allestito una sala d'ascolto in un appartamento vicino a via D'Amelio, piazzando un telefono in parallelo con quello della madre del giudice Borsellino. 3 pentiti confermano i rapporti di Scotto con i mafiosi della borgata dell'Acqua Santa. Firenze, 27 maggio 93. Un furgoncino con 100 kg di esplosivo salta in aria in via dei Zerogonfi, uccidendo 5 persone. Daniel Capolicchio, Angela Fiume, Fabrizio Nenzoni, Nadia Nenzoni e la piccola Caterina Nenzoni, una bimba di 50 giorni. E ferendone 48, crolla la torre De Pulsi, sede dell'Accademia dei Zerogonfi. Gravi danni sono provocati alle opere del corridoio Vasariano, nella galleria degli Uffizi. Nello stesso orario della stanza si verifica il blackout totale di tutti i telefoni della Presidenza del Consiglio. Viene diffusa la falsa notizia che è in corso un'esercitazione militare. Ciampi rivelerà in seguito di aver temuto un colpo di Stato. Milano, 20 giugno 93. Berlusconi commissiona al suo direttore marketing Gianni Pilo alcune proiezioni per verificare quali sarebbero i risultati se in questo momento si votasse in tutta Italia. Il risultato è di un Parlamento a maggioranza di sinistra. Berlusconi ordina al vice direttore di Pubblitalia Domenico Lo Iuco, al numero 1 di Programma Italia Ennio Doris, di iniziare con trattare le strutture locali delle due società che vendono pubblicità e programmi di investimento per verificare la possibilità di utilizzare le radici sul territorio a fine di fondare un partito e trovare candidati da presentare alle elezioni. Palermo, 2 luglio 93. Giancarlo Caselli e Antonio Ingroia manifestano un scetticismo a Mario Mori sulla reale disponibilità alla collaborazione di Vito Sansimino, alla luce delle dichiarazioni dell'ex sindaco ritenute non conclusive dei magistrati. Palermo, 9 luglio 93. Rosario Scarantino, 42 anni, fratello di Vincenzo, è arrestato a Palermo per ricettazione e furto di automobili. L'ordine
di custodia cautelare del sostituto procuratore della pretura Luca Crescente riguarda per gli stessi reati pure un altro fratello, Domenico, 34 anni, che si è reso irreperibile. L'arresto è compiuto dalla squadra mobile del capoluogo siciliano, che ha avviato l'indagine nell'aprile dell'anno precedente. Gli investigatori, anche in relazione all'imputazione di Vincenzo Scarantino, non escludono che il gruppo familiare esistisse una sorta di autoparco della mafia. Rosario Scarantino è stato peraltro indicato da alcuni pentiti come uomo d'onore contiguo alla cosca della borgata palermitana di Santa Maria di Gesù. Altri due fratelli Scarantino, sono cinque, Umberto ed Emanuele, sono detenuti per spasso di stupefacenti. Milano, 10 luglio 93. Vertice Fiume ad Arco e dei massimi dirigenti Fininvest. Alle 9.30 del mattino Casa Berlusconi si ritrovano Federico Confaronieri, Adriano Galliani, Marcello Dell'Utri, Gianni Letta e Cesare Previti. Si discute fino all'ora di sera di tutto, dal futuro del gruppo all'inchiesta Mani Pulite, che rischia di coinvolgere la Fininvest dopo l'arresto di Aldo Banchera, collaboratore di Confaronieri, accusato di aver pagato una stecca di 300 milioni al segretario dell'ex ministro, Francesco De Lorenzo, fino all'ipotesi di un ingresso in politica del Cavaliere. Confaronieri è contrario, Dell'Utri favorevole. Milano, 27 luglio 1993. Un'autobomba esplode in via Palestro. Muoiono tre vigili del fuoco: Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Pizzerno. Un vigile urbano, Alessandro Ferrari, accorse sul posto. E un giovane marocchino, Driss Mussafir, che dormiva su una panchina. Roma, 27 luglio 93. Due potenti ordigni alla stessa ora esplodono, uno a piazza San Giovanni Laterano e l'altro davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Una decina di feriti e molti danni al patrimonio artistico. Gioacchino Genchi, anni dopo, riferendosi ai nomi delle chiese, dirà che quelle esplosioni sono un messaggio diretto ai presidenti della Camera e del Senato, Giorgio Napolitano e Giovanni Spadolini. Milano, fine luglio 93. Davanti al notaio Guido Roveda viene depositato il marchio Forza Italia. Silvio Berlusconi lavora per tutta l'estate un progetto segretissimo. Le indiscrezioni parlano di un nuovo partito. Caltanissetta, 31 luglio 93. Finisce in carcere il custode dell'autobomba di Via D'Amelio, Giuseppe Orofino, 44 anni, autocarrozziere di Palermo, arrestato per concorso nella strage. Secondo l'accusa, nella sua officina venne parcheggiata la Fiat 126 caricata di tritolo. Lo stesso Orofino avrebbe simulato il furto delle targhe apposte poi sull'autobomba, che erano state prelevate da un'altra Fiat 126 per depistare gli inquirenti. Palermo, ottobre 93. Il boss di Bancasso, Giuseppe e Filippo Graviano, sono latitanti a Milano dove coltivano i loro contatti politici. Poco tempo dopo la strage di Firenze, Giuseppe Graviano torna in Sicilia e incontra in un casolare di campo Felice di Rossella, Palermo, i suoi fedelissimi Cosimo Lonigro e Gaspare Spatuzza. È un incontro di anni dopo Spatuzza finalizzato a organizzare un ennesimo attentato, stavolta contro i carabinieri da fare a Roma. Racconta Spatuzza: noi avevamo perplessità perché si trattava di fare morti fuori dalla Sicilia. Graviano, per assicurarsi, si disse che da quei morti avremmo tratto tutti i benefici a partire dai carcerati. Quel momento io compresi che sia una trattativa, lo capii perché Graviano chiese
A me e a Lonigro, se noi capivamo qualcosa di politica, si disse che lui ne capiva. Da quel momento io dovevo organizzare l'attentato ai carabinieri, in questo senso mi mossi, individuai quale obiettivo lo stadio olimpico. Roma, 3 novembre 93. Non si sto. Dopo le bombe e lo scandalo dei fondi neri del Sisley, il Presidente della Repubblica Scalfaro sente il bisogno di indirizzare un messaggio alla nazione e va in onda per 7 minuti in diretta televisiva sulle reti pubbliche e private. Il Presidente visibilmente indignato parla a braccio consultando ogni tanto alcuni fogli di appunti. Scalfaro denuncia agli italiani un tentativo di lenta distruzione dello Stato in atto nel Paese e sostiene che occorre difendere le istituzioni. Intervistato molti anni dopo sul senso di quel clamoroso allarme su un possibile attacco alla democrazia lanciato agli italiani,